Ultimo video dell'anno, ragazzi, classifica dei camera phone 2023. Andiamo a vedere i miei preferiti. Ne ho selezionati 8 perché sono gli 8 che quest'anno ho utilizzato maggiormente. Per ognuno di essi trovate dei video, uno o più video dedicati qui sul canale. Per chi non conoscesse il canale, ragazzi, attenzione, è una classifica che è dedicata soltanto alla parte fotografica degli smartphone e in particolar modo all'approccio professionale. Quindi andiamo a fare analisi su Lightroom dei file RAW, a vedere la lavorabilità, a vedere la risolvenza delle ottiche, aberrazioni cromatiche, recuperi, tutte queste cose qui che secondo me sui camera phone ormai iniziano ad avere molto senso. Se per voi non hanno senso, andate sul prossimo canale. E quindi ecco, è una classifica un po' particolare. Sono abbastanza sicuro che alcuni smartphone sono posizionati in dei punti che su altri canali difficilmente troverete, ma insomma diamogli un'occhiata. Io ci tenevo a ringraziare il mio partner di quest'anno, praticamente, che mi ha permesso di provarli quasi tutti, anche i modelli più particolari, i modelli che non sono arrivati in Europa e quant'altro, ovvero Nando 75. Lascio sempre il link in descrizione al suo canale Telegram, dategli un'occhiata per ritiro e rivendita di smartphone usati e il top. Prima di iniziare ci tenevo anche a ringraziare voi per, a parte aver fatto crescere il canale quest'anno, ma soprattutto per il riscontro che ho avuto sugli ultimi prodotti che ho messo in vendita sul sito. Vi ricordo che trovate delle LAT per migliorare la qualità dei vostri video su Apple, su iPhone e su Xiaomi, dedicate, create ad hoc per alcuni dei modelli del mondo Apple e del mondo Xiaomi. Se avete dei camera phone di uno di questi due brand, vale la pena dare un'occhiata, ragazzi, perché con un click cambierete il look e il livello dei vostri video, e trovate anche dei preset invece fotografici dedicati al mondo degli smartphone. Quindi link in descrizione, a fine video potete dargli un'occhiata. Detto ciò, partiamo a bomba. 8 posizioni, come vi dicevo, partiamo dall'ultima, 8ª posizione. Già qui secondo me la classifica assume delle caratteristiche che non troverete su nessun altro canale. Samsung S23 Ultra. Sì, proprio lui, il super top di gamma di casa Samsung. A me non ha convinto per niente, lo sapete, ci sono ben due video dedicati sul canale. Vediamo rapidamente perché. Io mentre vi parlo faccio scorrere un po' di immagini. Pessimi file RAW, poco lavorabili, impastati, artificiali, sia nei colori che nella nitidezza. C'è un intervento del software esageratissimo che va a distruggere, secondo me, dei file figli di un hardware che non è proprio il massimo. E quando abbiamo un hardware che non è il massimo e vuole essere pompato dal software, spesso succede questo. 10 per di bassa qualità, ditemi quello che volete, io l'ho trovata inutilizzabile. Forse divertente lato video, forse è un binocolo molto divertente, ma a livello fotografico i file sono poco utilizzabili. Interfaccia meccanica vecchia, poco intuitiva, disordinata, l'Expert RAW è messo fuori dalla modalità fotocamera, che però a sua volta è una modalità RAW. Poi si può aumentare la velocità di scatto, che tra l'altro è molto lenta, la inserisco tra i difetti, però c'è un'opzione a parte da disattivare. Poi tutta una serie di cose che creano confusione, che non sono pratiche, che sono proprio difficili da organizzare, da capire, per arrivare al setup perfetto per, nel mio caso ad esempio, la street, che è la cosa che faccio con gli smartphone. Velocità di scatto non eccelsa, quindi l'ho detto. Scelta dello scatto migliore automatica, prende i frame che vuole lui, tu scatti, lui analizza il frame prima e il frame dopo e sceglie lui quale prendere. Quindi io a volte ho avuto la situazione in cui ho congelato uno scatto che mi piaceva, l'ho aperto in galleria, elaborazione, bam, e lui mi prendeva il frame successivo cambiandomelo, un frame che non andava bene, quindi non impeccabile questa cosa ovviamente, e non credo sia disattivabile, ma nel caso lo fosse è comunque imbarazzante che ci sia, quindi questa roba l'ho detestata. Diciamo che S23 Ultra sicuramente nel mondo Android è un riferimento pazzesco per tanti motivi, è l'ultimo smartphone con cui uscirei a fare fotografia, però devo essere sincero, finché verrà preso sotto questo punto di vista come riferimento nel mondo Android, avranno ragione i fan di Apple. 7ª posizione, Honor Magic 5 Pro. Qui si è alzato un polverone su questo Honor, quest'anno è stato incoronato a camera phone pazzesco da tantissimi. Non mi ha convinto perché
File, anche qui molto lavorati dal software, un po' meglio di S23 Ultra, ma c'è sempre un intervento pesante, in questo caso nella riduzione del rumore, c'è un po' un appiattimento delle texture, una sorta di leggero effetto bellezza, abbiamo visto su dei ritratti, su figure umane, texture della pelle che si perdono, capelli che si vanno un po' a impastare, quell'effetto acquarello molto leggero, magari, che però mi fa perdere naturalezza, funzionale nel punta e scatta, tant'è vero che non scatta in rosso i sensori secondari, questa è una pecca secondo me grossissima per un camera phone Android nel 2023, le app di terze parti colmano questa cosa, ok? Se stiamo a vedere le app di terze parti si può fare tutto su tutto, qui giudichiamo un po' le app stock che il brand propone, quindi questa roba inaccettabile. In compenso il sensore principale veramente ottimo, lavora molto bene, se l'è giocata alla grande con iPhone 14 Pro forse fa pure meglio, lavorabilità dei file buona, non altissima, buonissimo rapporto qualità prezzo, questo ovviamente è da dire, è uscito a un prezzo improponibile. Adesso, pur non essendo uno smartphone forse molto a fuoco per un approccio professionale nella fotografia, comunque propone delle focali complete, non ha un hardware malvagio, sicuramente fa delle belle cose in punta e scatta, tira fuori dei JPEG che per moltissimi possono funzionare molto molto bene e quindi si può prendere in considerazione. Altra cosa che non mi ha fatto impazzire, l'interfaccia della fotocamera, un po' strana, non minimal come quella di un iPhone, ma non ricchissima come quella di un Android che spesso ha tante funzioni utili quando è ben fatta, però quindi un po' mi ha lasciato un po' in sapore, non so come dire, non mi ha convinto al 100%. Andiamo in sesta posizione, Xiaomi 13 Pro. Perché? Sensore principale al top, sensore da un pollice che funziona molto molto bene, anche i sensori secondari funzionano molto molto bene, ma qualità delle lenti non altissima, risolvenza non pazzesca, nei confronti con altri big è emersa molto questa cosa, una risolvenza non proprio impeccabile delle lenti, l'ottica del ritratto, segnalo che ha la modalità macro, l'ho detto mille volte, se vi interessa la fotografia macro è la soluzione migliore in assoluto del mercato, perché uniamo la qualità di un buon teleobiettivo alla funzione macro, secondo me in maniera molto più interessante di come fanno tutti, ovvero questa ultra wide 0.5 croppata, e quella diventa la modalità macro ed è abbastanza orribile. Teleobiettivo che però ha delle incertezze, a volte tira fuori delle cose incredibili, a volte il software anche in RAW impasta delle porzioni di immagine, a volte la messa a fuoco è molto indecisa, insomma un teleobiettivo che rispetto ad altri modelli è un po' altalenante, diciamo così, così come altalenante la lettura degli scenari in casa Xiaomi in generale, la lettura dell'esposizione è sempre un po' un terno all'otto se scattiamo lasciando i parametri in automatico. È migliorata molto, ancora si posiziona un gradino sotto a chi ha come punto di forza questa cosa qui. Quindi ecco, un po' così. Ottima interfaccia di Xiaomi e Leica con tutte le opzioni pazzesche messe al posto giusto, poi adesso si è anche aggiornato, tutto è comodo e pensato comunque per lo scatto in pro, per la street in particolare, e su Android secondo me è la miglior interfaccia possibile per questa tipologia di approccio e di scatti. Quinta posizione, qui iniziamo un po' a soffrire perché quinta, quarta e terza massima indecisione, ve lo dico, ho deciso di posizionare qui Google Pixel 8 Pro, provato da poco, riprovato da poco, un po' un atto di fiducia se vogliamo, perché l'apertura al mondo Pro in maniera un po' più decisa che ha fatto Pixel è interessante, perché Google lavora in maniera interessante, molto curiosa, tutto il suo approccio con l'intelligenza artificiale, punta e scatta pensato in un certo modo che a me interessa molto poco, molto meno, ma che capisco possa essere, mi incuriosisce comunque, ecco, può essere interessante. Vedere la loro modalità Pro è stato carino, non è proprio il massimo diciamo rispetto alla concorrenza, nel senso che anche come è fatta, cioè i parametri nascosti vanno attivati, un po' così, un po' poco rapida, poco intuitiva. Sottolineo che è l'unico a portare i 50 megapixel, se non erro è l'unico, sui sensori secondari anche in RAW, quindi questa roba
non è male. Sottolineo che il profilo Ultra HDR, che è un po' la controparte dell'Apple Pro RAW, dell'Ultra RAW, di tutte queste modalità che anche sul RAW vanno ad agire con l'HDR e a spingere al massimo la gamma, dandoci già dei recuperi sulle alte luci, sulle basse luci, eccetera, funziona molto bene. Forse il più bello addirittura dell'Apple Pro RAW, nel senso che è molto naturale nei recuperi che fa, nella gestione del contrasto, è incredibilmente naturale per quanto l'ho provato io. Almeno questa cosa mi è piaciuta molto. Preferirei sempre si potesse disattivare, perché questi profili in condizioni difficili funzionano, quella volta che non funzionano ti fanno buttare via lo scatto, e dopo ne parliamo, però tanta roba. Dove non mi ha convinto invece sulla scienza colore, soprattutto sul teleobiettivo. Brutte cose, ho visto veramente brutte cose, spero migliori, magari tramite aggiornamenti, non lo so, ma comunque non funziona benissimo sotto questo punto di vista. Da sottolineare su questo Pixel 8 Pro anche velocità di scatto bassissima, insufficiente, proprio impresentabile, non so come dirvi, in RAW è lentissimissimo, quindi ad esempio per il mio utilizzo in street diventa quasi inutilizzabile. Hardware forse non al top, infatti emergono dei RAW molto strani, sono incredibilmente morbidi, abbiamo visto, forse troppo, sui sensori secondari sembrano tonte le immagini, sembrano quasi fuori fuoco, salvo poi andare a lavorarci su Lightroom e notare che con grande naturalezza, se ad esempio lavoro sulla nitidezza, escono dei dettagli dell'immagine ottici, non so come dire, puliti, senza artefatti, senza strane cose, veramente pazzeschi, trasformando totalmente la resa del file. Quindi un po' di pro, un po' di contro, un po' di incertezze di Google, che è sempre un po' così quando si affaccia per la prima volta su una nuova cosa, se vogliamo. Sicuramente uno degli osservati speciali del prossimo anno con il Pixel 9. Sono molto curioso di vedere Google cosa combinerà. Vivo X90 Pro Plus, quarta posizione. Qualità delle lenti spaziale, è lui che mi ha fatto notare nel confronto con lo Xiaomi 13 Pro problemi di risolvenza sullo Xiaomi, lui invece che ha una risolvenza pazzesca delle ottiche. Zeiss ci ha lavorato, si vede, forse la migliore sotto questo punto di vista. Buona lavorabilità dei file, interfaccia non molto convincente, non mi è piaciuta per niente l'interfaccia della fotocamera, un po' pacchiana. Teleobiettivo da 90 mm un po' sotto le aspettative rispetto ai teleobiettivi concorrenti, ma interessante scelta delle lunghezze focali, perché forse è l'unico smartphone su cui troviamo 24 mm, 14 mm, 24 mm, 50 mm e 90 mm, quindi abbiamo degli step molto comodi nell'avanzamento della lunghezza focale. Mi è piaciuta molto questa possibilità, questa flessibilità nella scelta dell'ottica. Profili Zeiss per avere JPEG pronti, profili non filtri, vi ho spiegato la differenza nei video, interessanti, è sempre comodo comunque scattare in RAW e avere una copia in JPEG magari che già è presentabile, utilizzabile per un utilizzo veloce, carina questa cosa. Podio è stata tosta, la terza posizione appunto ero super indeciso, alla fine riflettendoci merita di stare nel podio. iPhone 15 Pro Max, terza posizione, medaglia di bronzo per lui, l'ho criticato tanto quest'anno, l'ho anche elogiato tanto quest'anno il lavoro di Apple sotto però altri punti di vista, perché a livello fotografico un'evoluzione un po' povera e furba. Vediamo, certezza nel punte scatta, imbattibile, 99 scatti su 100, la lettura dello scenario è buona, l'Apple Pro RAW agisce in maniera intelligente 99 volte su 100, ripeto quello che ho detto anche per il Google, avere questi profili è sempre un'arma a doppio taglio, quella volta che sbagliano su un forte controluce, un forte contrasto, poi rischiamo di buttare via lo scatto, ve l'ho fatto vedere nell'ultimo video delle foto a Tenerife, però ecco, tendenzialmente è il più affidabile di tutti. Interfaccia semplice, pochissime opzioni, ma perfetta, nel senso che quando io tiro fuori iPhone dalla scatola, imposto la fotocamera, per un anno poi non ci penso più. Non c'è mai il rischio che ci siano dei cambi, degli automatismi, delle cose che magari cambia ottica, cambia modalità e allora mi ritrovo delle cose strane. Cosa che succede su Android, dopo ve la spiego meglio questa cosa. Qui sono molto sereno, è proprio uno smartphone su cui devo ragionare veramente molto molto poco sotto tutti i punti di vista. Quindi buono il software, non c'è la modalità Pro, me ne frego se Apple non ha senso su un iPhone. Non è accettabile secondo me non avere una modalità Pro nel 2023,
su questo livello di smartphone a questi prezzi. Continuità fotografica molto molto buona, gran lavoro di iPhone. Questa è una roba che emerge tanto lato video, secondo me è molto comoda lato video, ma anche a livello fotografico si apprezza un livellamento dei tre sensori che sono diversi, che funziona molto molto bene. Gli scatti sono molto simili, sembrano usciti effettivamente dallo stesso sensore. Hardware non al top, questa roba ormai inizia a essere una sofferenza. Nella camera principale ancora si difende benissimo, sulle secondarie secondo me si inizia a sentire, rispetto agli altri super top che arrivano infatti dopo di lui, una certa assenza, soprattutto sul teleobiettivo. Scandaloso il 3x del Pro, secondo me, perché è lo stesso del 14, che era invecchiato male già l'anno scorso, diciamoci la verità. Se uno conosce un pochettino quello che offre la concorrenza, secondo me, non lo so, a me proprio mi sento male all'idea di dover uscire e magari dover utilizzare il 70-75 mm, fare dei ritratti, fare delle cose con i 70 mm di iPhone, perché mi sa proprio un po' di vecchio, per me non funziona più bene, è arretrato, poi chiamatemi esagerato. 5x, sopra le aspettative, pensavo facesse peggio, vi dico la verità, ma inaccettabile questa scelta di marketing, questa scelta economica per giocarsi poi il quartetto il prossimo anno, di avere una 14 mm, una 24 e poi dal 24 passiamo al 120. Boh, cioè, non lo so, ci sono altri smartphone che fanno questa cosa, cioè hanno la 1x e la 5x e basta? Non lo so, solo Apple si può permettere ste robacce e trovare pure l'elogio della critica, ma vabbè, insomma, è andata così, vedremo il prossimo anno. Punto a favore, ultimo da sottolineare, compatibilità senza paragoni, lo dico sempre. Apple è Apple, comunque quando fa le cose le fa bene, per questo motivo tutto il mondo delle terze parti, sia hardware che software, ci investe tanto. È giusto sottolineare, qui non lo analizziamo, ma è giusto sottolineare che trovate un supporto per iPhone anche software, esempio, ci ho fatto un video, i profili lineari per Lightroom li trovate, che è pazzesco, è veramente senza rivali. Medaglia d'argento, ne sono rimasti due, potete intuire quali sono. Ci ho riflettuto un po', ma poi ho trovato delle motivazioni secondo me valide. Secondo posto per Oppo Find X6 Pro. Sarò l'unico ad aver messo un Oppo in seconda posizione. E vabbè, si vede che non ci capisco niente. Per me è la sorpresa dell'anno. Sensori giganti, un hardware pazzesco. Chiamatemi fanatico dell'hardware se volete, che vi devo dire, ma secondo me specialmente su questo livello, sugli smartphone, dove tutto è molto limitato comunque, avere quello step in più sui sensori fa la differenza, lo senti, ed effettivamente quando vado a rivedere i file si vede questa cosa. Avere un teleobiettivo con un sensore così grande è una goduria. È ottima qualità ottica, distorsioni, aberrazioni, risolvenza, tutto su un livello altissimo, bellezza dello sfocato su questo 65 mm che metto tra i Pro, lunghezza focale particolare, interessante, molto divertente, mi è piaciuta, un po' più versatile del 75 e dell'80, bella, mi è piaciuta tanto come scelta. Hasselblad secondo me ci ha messo del suo veramente su questo smartphone. Buona l'interfaccia, anche se non mi ha fatto impazzire la roba che anche in modalità Pro ti propone delle ottiche simulate che in realtà non ci sono sullo smartphone. Velocità di scatto molto bassa, molto molto bassa, questa roba non po' mi ha lasciato un po' così, specialmente se scattiamo in ultra RAW, non mi ricordo come si chiama, perdonatemi, super RAW forse è quello di Vivo, comunque mi avete capito, in modalità HDR in RAW è un po' lentino. Profilo colore eccellente, lavorabilità dei file buona, sopra la media. Per riassumere, hardware di altissimo livello, software che lavora bene. Se cercate soprattutto un teleobiettivo su smartphone, qui avete, cioè avete il 65 mm di Oppo e tutto il resto si differenzia proprio tanto. È una sorpresona rispetto a tutti i modelli, tranne rispetto al primo classificato che andiamo a vedere e che secondo me molti di voi lo sapevano, per me è Xiaomi 13 Ultra. Quest'anno Xiaomi secondo me anzi non si è presa abbastanza gloria rispetto al lavoro che ha fatto, perché
ha avuto, secondo me, coraggio semplicemente. Non è necessariamente il miglior smartphone del mondo, neanche per la fotografia, perché se cerco altre cose c'è di meglio. Ma avere il coraggio di puntare su un approccio così tanto definito verso la street, verso comunque il mondo professionale, sia a livello hardware che a livello software, è una cosa che va premiata a prescindere, e va premiata specialmente se la fai così tanto bene. Miglior hardware in assoluto, nell'equilibrio tra sensori, diaframmi, qualità delle ottiche. L'ho paragonato praticamente a chiunque, ragazzi, è sempre uscito a testa altissima, se non proprio sempre vincitore. È presente il diaframma variabile, sugli altri non è presente. Questa è una gran cosa non solo per i video, anche per le fotografie. Vi ho spiegato perché l'ottica lavora meglio, ha un diaframma un po' più chiuso, e oltre al fatto che col sensore da un pollice, anche sui 23 mm ragazzi, su una mezza figura lo sfocato, tanto poco che sia, ce l'ho. Quindi se voglio lavorare senza sfocato, me la posso giocare con un diaframma a 4. Quindi, insomma, molto bella questa cosa, che spero non leveranno mai, anzi spero che verrà migliorata in futuro. Software, Leica Xiaomi, pensato su misura per la street, per l'approccio professionale, l'abbiamo detto. Veloce, reattivo, intuitivo, doppio clic per accedere alla fotocamera, pazzesco, ti lascia sempre nell'ultima modalità che hai selezionato. Scatto in RAW rapido, in ultra RAW, tra i più rapidi, diciamo, rispetto al fatto di scattare in HDR in RAW. Swipe down per avere funzioni rapide in un po' stile tasti FN, funziona tutto molto bene. Lavorabilità dei file stratosferica, assolutamente senza rivali, proprio si fanno dei recuperi pazzeschi su questo telefono, ragazzi. Non so, ho visto delle analisi RAW in rete dei file, insomma, non so come cacchio fanno a escluderlo spesso, a non parlare di questa cosa, perché è così palese quando vado a lavorare sui file su Lightroom, che riesco a ritirare fuori delle robe che sembravano perse, che mi sembra di lavorare veramente come una Sony Alpha alle volte. Non so come fa, ma lo fa. Ha veramente capacità di recupero assurde. Profili colore, naturalezza, bellezza dello sfocato, il teleobiettivo è qualcosa di fantastico, ragazzi. Ci ho fatto delle robe che non pensavo fossero possibili ancora su smartphone, o onestamente a livello tecnico parlo. Quindi veramente una goduria scattare con questo smartphone. Problemini, lettura degli scenari, ve l'ho detto anche sul 13 Pro, lo riconfermo, non impeccabile, in automatico, sbaglia abbastanza. Ultra RAW che funziona bene, ma ecco, rispetto all'Apple Pro RAW, se quello sbaglia una volta su 100, questo vi sbaglia 4-5 volte su 100, e il file poi non è più recuperabile, l'HDR fa i pasticci. Infatti io scatto in RAW, non in Ultra RAW, perché posso scegliere di disattivarlo. Questa è la bellezza, ecco, di una cosa che è pensata per bene e non forzata necessariamente. Continuità delle ottiche a livello di iPhone, addirittura qui abbiamo gli stessi sensori sulle secondarie, quindi abbiamo una continuità proprio pazzesca, ma il software gioca a brutti scherzi. Ecco, se è perfetto nelle impostazioni, nel dove sono messe le cose, nel come, è imperfetto nel come si comporta, nel come reagisce. Esempio, scatto in ultra RAW 50 megapixel col sensore principale, voglio scattare in RAW nella mia sessione di scatti. Se passo poi alla secondaria, non sono supportati 50 megapixel in RAW. Quindi lui che cosa fa? Non lo so, magari ti mantiene i 50 megapixel ma passa in JPEG. Oppure ti toglie i 50 megapixel, rimane in RAW, lavora a 12. Quando poi ritorno sulla principale, sono a 12 e non a 50 come avevo selezionato. Ecco, questa è la cosa che iPhone non fa, e che invece su Android è un po' un casino. Quindi a volte mi sono ritrovato con dei file in JPEG e non in RAW, o sul sensore principale volevo lavorare a 50 e mi sono ritrovato con degli scatti a 12, perché switchare tra una camera e l'altra comporta dei cambiamenti che poi ti influiscono su tutta la sessione di scatto. Invece ogni lente dovrebbe lavorare in maniera a sé stante, in base a come imposto il telefono. Quindi un po' di pasticcio sotto questo punto di vista, bisogna un attimo prenderci le misure. E nota extra, kit fotografico pensato su misura rientra nelle scelte coraggiose. Un po' acerbo, un po' inutile, vi dico la verità. Bellissimo da avere, comunque quando ce l'hai te lo ritrovi, è divertente, la migliora un po' l'esperienza di scatto, non migliora l'ergonomia realmente.
troppo piccolo il grip, insomma c'è un video dedicato, andatevelo a vedere, ci sono delle cose che non funzionano, è un primo esperimento, si può fare molto meglio, insisterei su questa strada Xiaomi, vedete un po' che dovete fare. Grandi assenti, lo so, sono 8, non sono 10, di solito magari si fa sui 10, ci sono infatti due grandi assenti, Huawei P60 Pro, ragazzi non ho potuto provarlo, scusate, so che sarebbe stato meritevole di entrare in questa classifica, e Sony che in realtà non è che ha rilasciato il camerafone della vita quest'anno, ma insomma l'ho provato veramente, è un brand che provo molto molto poco, quindi mea culpa, questi due brand non saprei dove inserirli, tenete a mente questa cosa. Queste erano le mie scelte per questo 2023, sono i miei consigli, insomma vi invito poi nel momento in cui avete dei dubbi ad andare a vedere i video dedicati per ogni smartphone. Grazie a tutte le persone che mi hanno incrociato e conosciuto su YouTube quest'anno, dove il canale è cresciuto molto, vi auguro buone feste e ci vediamo alla prossima.